Ciao a tutti, oggi sono qua, come avete visto dal titolo, per fare una sorta di bilancio delle letture fatte finora in questo 2021, visto che sono passati ormai 6 mesi abbondanti. Non seguirò alla lettera il book tag mid-year freakout, perché alcune domande magari mi interessano meno di altre, però cercherò di adattarle e seguirle un po' come traccia per raccontarvi appunto che cosa ho letto, che cosa mi è piaciuto, che cosa decisamente meno e che cosa non vedo l'ora di leggere nella seconda metà dell'anno. Prima di cominciare però vi ricordo che se volete sostenere il canale potete farlo iscrivendovi, abbonandovi, mettendo mi piace a questo video e commentando qua sotto. Qua sotto in descrizione trovate poi i codici sconto da affiliata e il link da affiliata ad Amazon attraverso cui potete acquistare quello che più volete e una piccola percentuale andrà a sostenermi, quindi grazie davvero di cuore. Partiamo subito con la domanda più difficile: il libro più bello letto quest'anno? Sono stata abbastanza brava perché ho selezionato un libro, un graphic novel e un manga. Uno dei miei libri preferiti di quest'anno è Homebody di Rupi Kaur, che in questo momento ho prestato a mia mamma. È una raccolta di poesie, questa scrittrice penso sia conosciuta bene o male in tutto il mondo, si concentra principalmente sull'amore verso se stessi, crescita personale. In quest'ultimo suo lavoro ci sono stati dei momenti molto interessanti, delle riflessioni riguardo anche alla produttività, alla solitudine. Argomenti che soprattutto nel periodo, diciamo, lockdown si sono affrontati molto meglio, ci siamo dovuti scontrare, no? Con il magari non sentirci utili, produttivi abbastanza, ci siamo sentiti soli. L'ho trovata quindi una raccolta, come al solito, intensa, profonda e anche più che mai attuale. Il graphic novel, invece, penso non ci siano dubbi al riguardo, Jun di Kyung-suk Jeonri Kim. Questa autrice coreana, probabilmente la conoscerete già per Le Malerbe, sempre pubblicato da Bao. In questo caso l'autrice torna a parlare di una storia vera, quella di un ragazzo con autismo. Jun infatti esiste realmente ed è la sua storia da quando è bambino alla sua vita, diciamo, adulta. È una storia che non parla esclusivamente di autismo o di disabilità, ma parla anche delle difficoltà che deve far fronte una famiglia praticamente abbandonata dalla società. Uno infatti degli scopi per cui l'autrice ha deciso di raccontare questa storia è sensibilizzare sul tema. Da una parte raccontare la storia di una persona, tra virgolette, diversa, ma alla fine tutti noi siamo un po' diversi, no? Gli uni con gli altri. E soprattutto di far capire quanto le famiglie debbano affrontare a livello non soltanto emotivo, psicologico, ma anche finanziario. E in questo è come se non fossero viste dallo Stato. Non c'è, ad esempio, assistenza, non ci sono le dovute cure, non soltanto nel trattare la persona, ma anche la sua famiglia. È un fumetto che quindi mi è piaciuto molto perché ha saputo raccontare alla fine la storia di un ragazzo bene o male qualunque, no? Con i suoi sogni, le sue difficoltà, le sue aspirazioni. Per quanto riguarda invece il manga, forse non è una grandissima sorpresa, Randagi di Keigo Shinzo. È una miniserie composta da 4 volumi, edita J-Pop. È la storia di una ragazza giovanissima, se non sbaglio sui 16 anni, che non vive più con la madre. Scappa di casa, non ha però soldi, non ha nessuno che possa ospitarla, diciamo, della famiglia, e quindi cerca rifugio in persone perfettamente sconosciute che ripaga usando il suo corpo. Un giorno si imbatte in un detective che è specializzato nei crimini riguardanti i minori, che ha da poco perso la figlia, che fisicamente assomiglia moltissimo a questa giovane ragazza. Quindi fin da subito c'è una sorta di legame fra i due, e dal momento che questo detective non è riuscito a salvare la figlia dalla morte, decide di volersi impegnare, almeno provare a salvare invece questa giovane ragazza. È una storia veramente molto forte che fa un sacco piangere, però vale veramente la pena. È una storia che parla un po' anche di emarginazione, di persone
che non si sentono accettate nemmeno dalla famiglia, figuriamoci dalla società, di randagi per l'appunto, persone a volte abbandonate, a volte che pensano di meritare questo abbandono, che si lasciano andare. Passiamo ora invece alle letture che mi hanno delusa, che non mi hanno convinta per niente. Mi dispiace che questo primo titolo faccia parte del Chibi Book Club, ovvero La casa delle belle addormentate di Kawabata. È un racconto lungo in realtà che... non so, probabilmente non ho capito. Inizialmente mi stava intrigando perché è abbastanza inquietante. Si concentra su questa casa dove degli uomini si recano per stare in compagnia di ragazze che vengono sedate e addormentate, che quindi sono lì inermi. Quindi da una parte è curioso perché appunto è una situazione inquietante, tra l'altro ci sono diverse riflessioni ed è interessante vedere come soprattutto il protagonista, un uomo di mezza età, passi da un argomento all'altro, i collegamenti fra idee e riflessioni sono interessanti, però nel complesso è una lettura che non mi ha lasciato niente, mi ha profondamente annoiata e andando avanti questo aspetto diciamo inquietante non mi ha messo, cioè mi ha messo a profondo disagio il pensare che queste giovani ragazze erano lì inermi, addormentate, di fianco a... non lo so, mi ha messo a disagio come situazione. Come graphic novel invece purtroppo Cenerentola di Fumetti Brutti e Joanne. È una sorta di rivisitazione in chiave un po' moderna, un po' futuristica, un po' senza peli sulla lingua della favola di Cenerentola sostanzialmente, come dice un po' il titolo. È una storia che va profondamente contro ogni tipo di etichetta, di stereotipo. Per i miei gusti, sia parlando del disegno che il modo di comunicare, un po' troppo diretto, un po' troppo, diciamo, esplicito forse, un po' troppo sopra le righe. Non sono riuscita ad apprezzarlo, non mi ha... tenuto compagnia, non mi ha intrattenuta, non mi ha lasciato di nuovo alcunché. Si tratta puramente di un gusto personale, insomma. Per quanto riguarda invece i manga, non è stata una lettura, diciamo, brutta, ma è stata una grande delusione per me, perché avevo altissime aspettative riguardo a Dien Bien Phu. Questo è uscito per la collana I Can Di Bao ed è un fumetto che racconta la guerra in Vietnam attraverso gli occhi di un giovane ragazzo, una sorta di reporter, di giornalista, che si reca in questo paese senza sapere in realtà che cosa sta succedendo, senza comprendere pienamente la grandezza del conflitto. E quindi si ritrova proprio sbattuto in una realtà completamente diversa, ad avere a che fare anche con la gente del posto e quindi vedere la guerra attraverso le persone che la vivono, diciamo anche in prima persona, premesse molto interessanti, ma ha lasciato veramente un po' me. Ho apprezzato da una parte lo stile di disegno perché è molto quasi fanciullesco, i personaggi sono abbastanza kawaii, carini e coccolosi, ma alla fine si parla di guerra, quindi è un fortissimo contrasto. Spesso poi ci sono anche delle battute, dei momenti un po' divertenti che... non so, io capisco che servano a smorzare un po' la tensione e il dramma, ma non mi hanno convinta al 100%, devo dire. Sorpresa di quest'anno, Biancaneve nel Novecento di Marilou Oliva. Un libro su cui non avevo alcuna aspettativa, devo essere sincera, e che invece mi è piaciuto veramente tanto. Anche questo è uno dei libri migliori letti per adesso quest'anno. È la storia di una ragazza che nasce fra gli anni 70 e gli anni 80 in una famiglia in cui il padre è piuttosto presente per lei, lei lo vede come una sorta di principe azzurro, mentre la madre sembra provare quasi assio nei suoi confronti, hanno un rapporto abbastanza conflittuale e lei, chiamandosi Bianca, vede la madre come la matrigna di Biancaneve. Dall'altra parte poi c'è Lily, una donna che è cresciuta invece nel periodo della guerra e che viene portata in un campo di concentramento dove finirà nel bordello del campo. Due storie molto diverse che però si intrecciano in questo romanzo e che si andranno poi a congiungere nel finale.
È una storia che parla di crescita, di formazione, soprattutto per quanto riguarda la parte dedicata a Bianca. Si parla anche di una situazione familiare non semplicissima, alla fine questo rapporto conflittuale si protrae negli anni. È stata veramente una piacevole scoperta. Così come mi sta piacendo molto anche Kuro di Somato. Questa è una miniserie composta da 3 volumi, io per adesso ho letto i primi 2 e mi sta piacendo molto. È la storia di una ragazzina rimasta orfana, il cui unico compagno di giochi e anche unica famiglia è rappresentato dal gatto nero Kuro, che in realtà non è un vero gatto, è una sorta di mostriciattolo. La storia è infatti ambientata in questo mondo in cui l'umanità è minacciata da dei mostri, che la ragazzina non vede perché ai tempi non è stata vaccinata, e questo vaccino permette in realtà agli esseri umani di poter vedere i mostri, e quindi lei, non essendosi sottoposta a questo vaccino perché aveva proprio in quel periodo perso i genitori, non può vederli, non si rende conto del reale pericolo, ma per fortuna c'è accanto a lei il Kuro che la protegge. È una storia veramente molto, molto tenera riguardo questo rapporto con il gatto, anche se non è un vero gatto. Io più volte mi ritrovo un po' con i lacrimoni, anche se non è che succeda chissà che cosa di tremendo, di commovente, però anche solo il semplice fatto che lei dica lui è l'unica famiglia che mi è rimasta, il modo in cui gioca con lui e lo tratta, lo trovo veramente molto tenero, ripensando anche al rapporto che ho io con i gatti. Passiamo ai libri che mi hanno fatta piangere. In questo caso ho un libro e un fumetto, anche se ce ne sono diversi comunque. Il libro che ho scelto è Non dimenticare i fiori di Kawamura Genki, un libro che parla principalmente di Alzheimer. Il protagonista, nel momento in cui scopre che sta per diventare padre per la prima volta, scopre anche che la madre inizia a manifestare i primi sintomi di Alzheimer, e quindi si dimentica magari il gas acceso, non si ricorda più dove abita. Si trova in questo momento particolarmente difficile, in cui stenta quasi a riconoscere sua madre. È una storia molto forte, perché in alcuni momenti è talmente diretto quest'uomo nei confronti della madre, cioè esprime proprio il suo disagio, quasi vergogna nel vederla in questa condizione, quando non è colpa di nessuno se si è affetti da una malattia. È una storia particolarmente toccante, così come lo è di sicuro My Broken Mariko, una storia che parla di amicizia principalmente, ma anche di abusi e violenza in famiglia. Questo, se non sbaglio, è l'esordio di Waka Irako, e mi ha veramente straziata, perché appunto da una parte si parla di una bellissima amicizia. La storia parte con questa donna che durante la pausa pranzo in TV sente e apprende la notizia della morte della sua amica di infanzia, che si è suicidata. Lei rimane sconvolta e decide di prendere le sue ceneri e fare una sorta di viaggio per ripercorrere un po' quella che è stata la loro storia. Così scopriamo come si sono conosciute e soprattutto le grandi difficoltà a cui ha dovuto far fronte questa ragazza, che non c'è più, a partire dagli abusi che ha subito dal padre, che purtroppo negli anni ha subito poi anche dai suoi compagni, dai suoi fidanzati. Ci sono state però anche delle letture felici, in particolar modo una lettura che mi ha reso veramente molto felice, che mi ha lasciato tantissime sensazioni positive, è stato Metamorfosi. Questo è il primo volume, in realtà si tratta di una serie, se non sbaglio, di 5. È già uscito il cofanetto per J-Pop e pian piano usciranno anche i volumi singoli. A me hanno mandato per il momento il primo. Questo fumetto è di Kaori Tsurutani e io l'ho profondamente amato, perché parla di un'amicizia un po' forse insolita, quella fra una signora anziana di 70 anni e una ragazza che invece va al liceo. Che cosa può accomunare queste due persone?
udite udite, la passione per i boys love. Ebbene sì, la signora rimasta vedova un giorno va in libreria, scopre di questi manga boys love, lei non aveva la più pallida idea che esistessero, e da lì inizia ad appassionarsi. La commessa del negozio, appunto questa ragazza liceale, anche lei è molto fan, e quindi le due iniziano a parlarne, a confrontarsi sulle storie che stanno leggendo. Ha una storia bellissima di amicizia, del trovare qualcuno con cui condividere una forte passione, ed è molto bello che appunto l'amore per qualcosa, comunque un hobby, un intrattenimento, ti porti ad abbattere tantissime barriere, in questo caso ad esempio quella dell'età. Per ora quest'anno devo dire di non aver trovato un nuovo autore o autrice preferita, ma sono più che mai decisa a voler recuperare il più possibile di autrici come Ryoko Ikeda o Keiko Takemiya e Moto Agio. Quindi bene o male le autrici del gruppo 24, di cui ho letto magari qualcosina qua e là, ma avendo letto l'autobiografia di Keiko Takemiya mi è venuta super curiosità e voglia di recuperare molto altro di queste scrittrici, tutte e tre mangaka. Cosa voglio leggere nell'ultima parte di questo 2021? Sicuramente porterò avanti il gruppo di lettura con il CBB Club, abbiamo una lista di titoli, fra cui Amrita di Banana Yoshimoto, Frotte di Pesci Rossi, leggeremo anche Non Lasciarmi di Shiguro, insomma abbiamo un bel programma. Mi piacerebbe leggere poi Il Circo della Notte, che uscirà in realtà in una nuova edizione per Fazzi, in teoria dovrebbe arrivarmi, quindi spero di poterlo leggere in italiano. Questa è una vecchia copia in inglese che avevo preso tempo fa, è un fantasy molto chiacchierato, molto particolare, sono veramente curiosa. E poi una lettura che vorrei fare sicuramente quest'estate, perché mi dà quella sensazione di lettura estiva, è Le Signore in Nero. Questo l'ho recuperato in scambio su Hatchbooks, è di Madeleine St. John, frizzante, sofisticato, originale, apre una finestra sui chiaroscuri dell'animo umano, l'opera di una moderna Jane Austen con la stessa arguzia e la medesima profondità psicologica della grande scrittrice. Altri due titoli che mi sono venuti in mente che vorrei leggere quest'anno sono L'altra Esther di Mogdo Sobo e poi sicuramente Viaggio nel Giappone sconosciuto. Molto molto curiosa di affrontare magari un aspetto, degli aspetti diversi del Giappone, mi incuriosisce tantissimo quest'opera di Massimo Sumaré. Chiaramente leggerò anche altro, ma andrò molto a sentimento, sono una persona che si affida molto alle sensazioni. Poi ho diverse serie manga da continuare, di cui magari ho ancora dei volumi non letti, sicuramente mi concentrerò principalmente su quelli. Fatemi sapere qua sotto nei commenti quali sono stati per adesso i vostri libri e fumetti preferiti, quelli che vi sono piaciuti meno o che in qualche modo vi hanno delusi. Sono veramente molto curiosa di spulciare anche fra le vostre letture di questa prima metà anno. Spero che il video vi sia piaciuto, come al solito qua sotto in descrizione trovate tutti i titoli dei libri fumetti che ho citato oggi, nel caso qualcosa non fosse chiaro. Io vi saluto e ci vediamo alla prossima, ciao!